Dante Alighieri, tra tradizione e innovazione, il Consiglio regionale dedica 100 giorni di eventi, presentato il ricco cartellone in occasione dei 700 anni della morte del sommo poeta. Un viaggio che toccherà tutta la Toscana. Il presidente Antonio Mazzeo, celebriamo il Dante toscano. Un legame che unisce Dante alla Toscana e viceversa. Strade, borghi e città sono innegabilmente stretti a doppio filo alle cantiche della commedia. E proprio il suo essere ovunque, ancora oggi, viene celebrato dal Consiglio regionale della Toscana con una 100 giorni di eventi nel corso dei quali Dante sarà un divo, un attento ambientalista, un compagno di giochi per i più piccoli, un compositore di musica contemporanea, ma anche un avatar capace di tradurre la geometria dei volti in terzine. Il ricco calendario di iniziative per celebrare il simbolo della cultura italiana a 700 anni dalla sua morte è stato presentato dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo alla presenza della presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi e del vicepresidente Marco Casucci. Quelle che presentiamo oggi, ha dichiarato Mazzeo, sono le iniziative che danno attuazione alla legge speciale approvata dall'Assemblea Toscana nello scorso maggio per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Un programma che prevede 100 giorni di iniziative, da venerdì 3 settembre fino alla fine di novembre. Dante fu un grande innovatore, uno dei più grandi del suo tempo, e noi vogliamo celebrarlo nei prossimi 100 giorni in maniera diffusa in tutta la Toscana, tenendo insieme tradizione e innovazione. Consentitemi di ringraziare la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, per aver contribuito alla realizzazione di un programma davvero innovativo. Noi voglio sottolinearvi due degli eventi, tanti, che ci saranno sul nostro territorio. Il primo sarà il Consiglio Solenne, che avrà luogo il 10 di settembre, insieme al Professor Casadei, al direttore degli Uffizi, al presidente Gianni. E poi una novità prima in Italia: noi riusciremo, attraverso un avatar di Dante pensato e realizzato all'Università degli Studi di Pisa, che porteremo in diversi centri della Toscana, a raccontare qual è la nostra terzina. Questo verrà fatto riconoscendo i nostri occhi, le nostre labbra, e sarà un modo in cui ognuno di noi si porterà con sé una terzina di Dante. E poi, alla fine di novembre, a Grosseto e a Pisa, uno spettacolo che parla di Dante attraverso la voce di Simone Cristicchi, uno spettacolo profondo, bello, che racconta il passato, il presente e il futuro. E poi tante iniziative con tante ragazze e tanti ragazzi nei comuni più piccoli della nostra regione, perché questa è l'idea che abbiamo, e Dante, anche nel periodo del suo esilio dall'amata Firenze, con la presenza o con le parole, le poesie e i versi, ha raccontato la grandezza della nostra regione. Si chiama Divina ed è un progetto unico nel suo genere, sviluppato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università di Pisa. Un progetto di intelligenza artificiale e tecnologia avanzata che prende vita attraverso la realizzazione di un avatar in grado di tradurre i volti in maniera univoca e associare loro una terzina. Un Dante dunque che sta tra la tradizione e l'innovazione, che recupera la grandezza del passato ma che guarda al presente e immagina il futuro. Per questo sono state coinvolte le amministrazioni comunali, le università, le scuole, le istituzioni culturali e le associazioni. Da vicepresidente del Consiglio regionale sono soddisfatto di aver dato il mio contributo anche con il creare dei collegamenti con il territorio, perché abbiamo il dovere di sapere, ecco, celebrare adeguatamente questo grande evento e con questa occasione dare anche sostanza a un'idea di Toscana diffusa, di creare sempre più, ecco, delle liaison tra questo palazzo e il territorio e le amministrazioni comunali. Le risorse che sono state destinate dovevano essere investite in modo sobrio, e dobbiamo comunque avere sempre la consapevolezza del periodo difficile che viviamo, e con questo spirito che dobbiamo approcciarci a questo evento, ecco, cercando finalmente di rivedere le stelle, ecco, seguendo le parole del grande poeta. L'obiettivo del Consiglio regionale, grazie alla lungimiranza del Presidente Mazzeo e di tutto l'Ufficio di Presidenza che ha sostenuto questa legge, è stato proprio quello di declinare queste celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante
su tutto il territorio, perché la Toscana è fatta di molti campanili che denotano però in positivo passione, legame con il proprio territorio, senso di appartenenza. E allora Dante, che ha attraversato, come ci insegna il presidente Gianni, moltissimi comuni, ha citato e ricordato moltissimi territori toscani, meritava questa declinazione che il Consiglio ha voluto offrire, nel segno di due principi fondamentali: un principio di innovazione, andando a cercare tra le varie proposte quelle più innovative nella celebrazione di Dante, e anche all'inseguimento delle generazioni, perché il valore del nostro patrimonio e della nostra identità culturale è quello di insegnare e trasmettere ai cittadini più giovani chi siamo e perché siamo così, che cosa c'è alle nostre spalle. Allora ecco, avremo un programma, come sentiremo tra breve, declinato per i più giovani, attraverso la musica, dove i bambini saranno protagonisti attraverso un bellissimo progetto disseminato nei comuni più piccoli della Toscana attraverso le scuole. Ecco, un segnale importante in 100 giorni di attenzione per il territorio e di rinnovamento delle celebrazioni, perché celebrare questi grandi momenti e questi grandi personaggi non deve essere soltanto una maniera per coltivare, custodire per addetti ai lavori un patrimonio culturale, ma deve essere davvero il segno di ciò che ha ispirato la nostra cittadinanza, di ciò che è il genius loci, che ha reso i toscani quelli che sono. Ecco, allora noi vogliamo con questo obiettivo, in questo spirito, concludere questo anno di celebrazioni nel quale il Consiglio regionale della Toscana sarà protagonista. Nel corso della conferenza stampa, il presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, ha parlato anche di scuola a 2 settimane dalla riapertura e dell'importanza dell'obbligo del Green Pass. La preoccupazione c'è sempre. Io penso che la DAD, l'ho detto da tempo, sia una grande forma di disuguaglianza. I docenti hanno fatto un lavoro enorme lo scorso anno, ma ci sono ancora tanti pezzi di Toscana, e su questo noi dobbiamo lavorare, che non danno la connessione ai ragazzi. Ci sono ancora tanti ragazzi di famiglie, quelle meno agiate, che non hanno la possibilità di accedere attraverso un personal computer alla propria formazione. La regione ha fatto tanto, è stata la prima a riaprire le scuole a gennaio dello scorso anno, si è preparata in maniera importante in questi mesi. C'è da qualche parte ancora qualche problema di aule, qui c'è un problema profondo che riguarda l'edilizia scolastica, su cui a livello nazionale bisogna investire anche nel piano nazionale di ripresa e resilienza, ma io credo che la Toscana si farà trovare pronta e permetterà a tutti i ragazzi di poter accedere, avere la possibilità di andare nelle proprie aule, incontrare i propri compagni e potersi formare nella maniera migliore. Io sto predisponendo qui un regolamento, perché noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio. In aula si entrerà solamente con il Green Pass, quando ci saranno eventi qui all'interno del nostro palazzo ci dovrà essere il Green Pass. Parlo di eventi, vuol dire assembramenti, gruppi di persone che si incontrano, non solo eventi come quello di ora. Chiederò anche a voi, a tutti i giornalisti, di poter accedere con il Green Pass. Io penso che quello che sta accadendo è qualcosa di violento. Quella chat Telegram in cui vengono messi tutti i nomi di telefono mi fa ricordare e tornare indietro nella mente, in forme differenti, agli anni più bui del nostro paese. Noi dobbiamo mantenere alta l'attenzione e dobbiamo dire con grande chiarezza che oggi in gioco vaccinarsi, cioè non c'è in gioco solo il futuro di ciascuno di noi, c'è in gioco il futuro di un paese che vuole rialzare la testa, e chi pensa con la violenza, con l'odio, di voler mandare messaggi come quelli che sono arrivati, non ci vedrà, come dire, fare un passo indietro, anzi ancora avanti con più forza nella direzione di offrire ai cittadini della Toscana e del nostro paese la libertà tanto agognata.